Montalbaco sono. Montalbaco, sono io, Falena. Falena Sederova. Falena, dimmi che succede. Mi trovo al nuovo Grand Hotel. Sta succedendo qualcosa di strano qui. Ti prego, aiutami. Un ospite è morto. E io non mi sento al sicuro. Non ti preoccupare, Falena. Vengo subito. Falena, Falena Sederova, quanto tempo! E ora che ti senti in pericolo, hai pensato a me. Farfallina cara, non ti deluderò, non stavolta! Al Grand Hotel! Salve, monsieur, sono il concierge e anche padrone del mio Grand Hotel. Bravo, dottor, dimmi però se avete avuto un morto o no. Oh, che impressione, sì, il corpo è ancora lì. Però non spaventiamo troppo gli ospiti. Al mio Grand Hotel si sta proprio ben. Offro tutti i lussi per il gran vivere. Prova le mie suite, accogliente e chic. Gran servizio in camera con carta VIP. Chi ha famiglia e vuol dormire, basta porti i figli là. Dalla sala giochi stagna, nessun suono sentirà. Al mio Grand Hotel si sta così ben che chi viene non si scorda più di me. Sai quel grillo là, l'ha mandato qua lo scrittore con l'odio a farlo riposare. Qui ciascuno è soddisfatto, che sia suoro o delinquente. Io prendo chiunque, basta che mi paghi molto ben. Signor concierge, per me che son contessa, ha del mangiar che sia degno di me. Sì, signora mia, credo che ci sia un gourmet che supera ogni fantasia. In cucina qua, forse non lo sa, chef Scarafasciuolo le cucinerà. La migliore delle merde, fatta fresca poco fa, dal sapore così fine che vi ci si tufferà. Al mio Grand Hotel, il mio Grand Hotel, siamo coccolati ben più d'un bebè. I bambini là, noi tranquilli qua, siamo più che mai trattati da pascià. Qui non ronza mai una mosca, cacca fresca che bontà. Come dormo bene qua, come mangio bene qua, già. Quando non ci sono umani che ti rompono le palle. Excusez-moi, avrei un guaio qui dietro di me. Mi ha urtato qualcosin. Direi però che non è la papà. Assassinio. Oh mon Dieu. Assassinio. E anche questa mi pare possa dirsi un tanticchia morta. Assassino! Che altro può succedere adesso? Chiedo scusa se urlai, ma una lama
nel buio urtai. Ora un po' male qua, anzi un gran male qua. Assassino! Sono già tre! Assassino! Qui se non mi muovo io finisce tutto a schifio. Assassino! Ci sono! Quanti morti qua e anche là. Ma ora so la verità. Qualche traccia lì accomuna l'alto apporto proteico è una. E poi con questi tagli da veri macellai, tu non sei chi hai detto a noi. Io ti ho smascherato ormai. Arrivo degli insetti nei nostri piatti. Da oggi entra in vigore il regolamento europeo che ne disciplina la commercializzazione ai fini alimentari. Entra in vigore una normativa europea che permette il consumo di alcuni insetti commestibili nei paesi dell'Unione. Un regolamento dell'Unione Europea sui novel food, aprendo di fatto la loro produzione e vendita anche in Italia. Il potenziale è enorme e il business alimentare vale oro. Cameriere, c'è una mosca nel mio piatto, che bontà, questo è un tratto d'indiscussa qualità. E questa zuppa è così zeppa di zanzare a zampettare, che naufragar me dolce in questo mare.
zucchero e la cimice, va giù la camola, va giù l'afide, va giù, basta un poco di nocciole e la cimice, va giù fino che non torna su. Oh cameriere, c'è una mosca nel mio piatto, forse tre zezze, vorrei congratularmi con lo chef. Alzano zampe di zanzara con lo zenzero e col sens, e quel vermin è già nove il cuisine. Un poco di zucchero e la cimice, va giù la camola, va giù l'afide, va giù, basta un poco di nocciole e la cimice, va giù fino a che non torna su. Basta un poco di nocciole e la cimice, va giù fino a che non torna su.